riguarda la responsabilità politica di questi anni, certamente questa non può essere attribuita a noi del Movimento 5 Stelle, che per la prima volta sediamo in questi banchi. E dobbiamo e vogliamo ribadire che la programmazione, in realtà, che voi dite di stare facendo, è una programmazione che puntualmente portate avanti nelle solite campagne elettorali che avete fatto negli ultimi anni e nelle solite promesse che avete fatto ai lumesi e ai cittadini, che non riguardano solo le scuole, ma riguardano molti, molti argomenti. Noi qui in questo momento stiamo parlando di questo e ci concentreremo su questa cosa. Quello che sta avvenendo in questi due anni è soltanto la conseguenza di una mancata amministrazione di 20 anni a questa parte, quindi non può essere solo imputata ai presenti, ma viene imputata a chi ha preso delle decisioni in passato che oggi ci fanno pagare le conseguenze. E purtroppo per voi in due anni si sono concentrate delle situazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che riguardano non solo le vicende giudiziarie, ma anche le vicende strutturali di un patrimonio comunale oramai messo ai piedi della croce. Perché non si è stati capaci di spendere dei soldi, perché non si è stati capaci di programmare un'adeguata iniziativa amministrativa, un adeguato impegno amministrativo, ma soprattutto non si è capaci, dal punto di vista politico, di incidere sui dirigenti e i dipendenti di questo mondo. Molto spesso quello che accade, i problemi che accadono in questo comune, non riguardano nessuno. Quando interrogate in maniera pubblica, come in questa serata, non si capisce niente, non si capisce in realtà la colpa dove sta, perché la colpa non c'era nessuno. Quando interrogate i signori presenti, citate a volte di essere presenti nel comune, nella struttura comunale, si fa scaricare da lì. I consiglieri vanno a colpa degli assessori, gli assessori vanno a colpa dei funzionari, i funzionari vanno a colpa dei dipendenti. C'è un dato di fatto però che la colpa, queste colpe, vengono puntualmente pagate dall'ultima ruota del carro. E in questo caso stiamo parlando dei bambini. Capisco anche l'impegno che avete profuso per risolvere determinati problemi che vi sono caduti dall'alto, no? Perché questo nessuno si aspettava una cosa del genere, come nessuno si potrebbe aspettare domani mattina un terremoto, no? Sono cose che cambiano, ma che non dovrebbero far dormire nessuno degli amministratori. Perché? Perché la preoccupazione che possa avvenire quello che è avvenuto e quello che potrebbe avvenire non ci dovrebbe far dormire. E invece no, si va avanti imperterriti per 20 anni a programmare, a fare finte programmazioni, a fare finte promesse, a prendere finti impegni con i cittadini, e queste cose non verranno realizzate. E non verranno realizzate nemmeno per i prossimi anni. Ci saranno tutte scelte che serviranno a buttare il fumo negli occhi, come quella là simpatica dei termocompettori, no? Abbiamo visto che la battaglia improvvisamente si è rotta, però poi scopriamo che questa battaglia era rotta già dal 6 novembre, perché l'azienda che faceva manutenzione
delle cattedre scolastiche segnala e protocolla all'ufficio tecnico un atto dove dice: guardate che questa cattedra non può essere accesa nel momento in cui farà freddo, perché ha dei problemi seri che impediscono determinate cose. Che cosa succede? Invece di attivarsi velocemente, perché il problema avrebbe riguardato i bambini, i figli dei lumesi, perché c'erano stati anche i problemi che abbiamo capito che quando i problemi riguardano i bambini delle scuole la platea si infiamma, i cittadini si infiammano, non accettano queste cose, invece di iniziare una procedura veloce per l'affidamento dei lavori, visto che il clima era ancora sostenibile, si aspetta un mese senza fare niente. E qual è la motivazione? La motivazione è che l'ufficio è oberato di lavoro. E quindi